Buongiorno dalla TG Med. Il GIP di Messina De Marco, su richiesta dei PM, ha autorizzato il sequestro per equivalente di circa 5 milioni di euro tra denaro e beni ad alcuni degli indagati nell'operazione di ieri sui finanziamenti dei corsi di formazione a Messina. L'inchiesta coinvolge anche il deputato del PD Francantonio Genovese, per il quale è stata chiesta l'autorizzazione all'arresto. Per quanto riguarda Genovese, la somma si aggira sui 730 mila euro. Per la moglie Chiara Schirò invece si tratta di 119 mila euro. Genovese intanto si è autosospeso dal partito e dal gruppo parlamentare. Sulla richiesta di arresto dovrà esprimersi la Camera dei Deputati. La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha 30 giorni di tempo. Una giunta di governo junior è una delle ipotesi sul rimpasto del governo regionale per cercare di uscire dall'attuale stallo di fronte al rifiuto del presidente della regione Crocetta di far entrare in giunta deputati regionali di lungo corso. Alcuni alleati della maggioranza spingono per dare spazio almeno a parlamentari alla prima legislatura. La giunta junior sarebbe una delle ipotesi in campo nei colloqui in corso tra i partiti della maggioranza e il governatore. In questo scenario filtrano già alcuni nomi, tra cui quelli di Fabrizio Ferrandelli del PD, Margherita La Rocca Ruvole, Gianluca Miccichè dell'UDC, Alice Anselmo di Articolo 4. Ieri la discussione sul rimpasto di giunta si è trasferita per un giorno a Roma, dove Crocetta ha partecipato fra l'altro anche alla conferenza Stato-Regioni. Una casa d'appuntamenti camuffata da centro massaggi è stata scoperta dalla polizia nei pressi dei cantieri navali a Palermo. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento, scoprendo che a prostituirsi erano tre madri di famiglia. Le donne hanno spiegato agli agenti di avere scelto la via della prostituzione perché spinte dalla crisi economica. Alcune delle donne avevano infatti perso il lavoro, una delle tre gestiva in passato un asilo nido. La casa di appuntamenti è stata sequestrata e la tenutaria è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione. Agenti della squadra mobile di Catania hanno notificato a Vincenzo Santapaola, 58 anni, figlio di Salvatore, attualmente detenuto al 41 bis a Novara, un provvedimento di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Luigi Ilardo. Il cugino del boss Giuseppe Madonia venne assassinato nel maggio del 96 a Catania, un omicidio che, secondo quanto accertato, maturò all'interno di Cosa Nostra perché Ilardo stava per diventare un collaboratore di giustizia. E di nuovo emergenza immigrazione in Sicilia. In meno di due giorni sono stati soccorsi circa 4.000 immigrati, anche se per 2.000 di essi è già scattato il trasferimento in altre località italiane. Al collasso i centri di accoglienza dell'isola, che non hanno già più posti. Da Porto Empedocle arriva anche l'allarme del sindaco Calogero Firetto. Nel centro agrigentino in poche ore sono arrivati 500 migranti, dei quali 250 sono riusciti a fuggire e vengono attualmente ricercati. Il comune, dice il sindaco, non ha strutture per l'accoglienza, soprattutto dopo la chiusura della tensostruttura che era stata allestita. Firetto lancia un appello e si rivolge direttamente al vice premier Angelino Alfano. Intanto le buone condizioni del tempo favoriscono le traversate, si registrano continui avvistamenti nel canale di Sicilia, dove sono in azione guardia costiera e marina militare. Avevano contatti anche con Corrieri Napoletani le cinque persone arrestate dalla squadra mobile di Palermo, che ha sgominato un'organizzazione di spacciatori attiva soprattutto nei mercati della città. La banda vendeva hashish, marijuana, cocaina ed eroina soprattutto a Ballarò, Falsomiele, Cruillas e allo Zen. A capo dell'organizzazione c'era Giovanni Gambino, di 34 anni. Le indagini erano scattate nel 2011 dopo l'arresto di un corriere campano fermato con un carico di droga. A Ballarò gli investigatori hanno scoperto anche un laboratorio degli stupefacenti. La Guardia di Finanza ha arrestato due persone, un palermitano e un tunisino, per contrabbando. I due sono stati fermati nel porto di Termini Imerese su un'auto dentro cui sono state trovate 100 kg di sigarette senza contrassegni dei monopoli di Stato. Dall'inizio del 2014 sono stati denunciati 64 tunisini perché trovati in possesso di oltre 600 kg di sigarette illegali. Ci fermiamo qui, l'informazione torna però più tardi. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.